Ciao a tutti ragazzi, in questo video voglio parlarvi di cosa sono stato costretto a fare relativamente ai miei iPhone. Cominciamo subito, è semplicissimo. Vi ricordate il video su iPhone 5 iOS 8.4.1? Bene, dovete dimenticarvelo e adesso vi spiego perché. Con l'uscita dei nuovi iPhone, come sapete, ogni anno un iOS, la più vecchia iOS che ha supporto, ne perde ancora di più praticamente. In questo caso è toccato ad iOS 8. Molte applicazioni che avevo sono state appunto non sono più supportate da iOS 8, oppure mi chiedono di scaricare una versione più vecchia, che non è male perché è ancora la versione quasi corrente, quindi niente di grave. Comunque sia, altre applicazioni che mi servivano non erano più supportate, di conseguenza sono stato costretto a tornare su iOS 10. E rieccolo qui, iPhone 5 di nuovo su iOS 10. Non è male, ve l'ho già detto, è bello rapido. L'unico problema è la batteria, che tende a durare molto meno rispetto a quando lo usavo con iOS 8. Infatti arrivavo addirittura con iOS 8 con il 50% di batteria a sera. Dipende da come lo usavo, poteva al 50/20, appunto, mentre quando avevo iOS 10, scusatemi tanto per questo intoppo, cosa che ho attualmente, la batteria mi arriva al 20%/0 a sera, dipende da come lo uso. Sinceramente questa cosa mi dà fastidio, perché iOS 10 sarebbe perfetta se solo non avesse questo difetto di tirare giù la batteria, letteralmente. E lo stesso, ahimè, mi è toccato fare sull'iPhone 4S, e questa è una brutta storia. È qui collegato al mio PC che si sta aggiornando. È una brutta cosa da dire in questo caso, perché ero su iOS 8 con l'iPhone 4S, era abbastanza utilizzabile. Ma come vi ho detto, alcune applicazioni sia nel 5 sia nel 4S anche lì non sono più supportate. Quindi, boom, iOS 9 sull'iPhone 4S. Mamma mia, già, lo so, è una pessima idea, ma credetemi, non ho tante scelte. Sono stato costretto per il semplice fatto che le applicazioni che uso sono abbastanza appunto importanti in questo caso, e a parte alcune cavolatine come YouTube, ma lasciamo perdere, quelle sono appunto un po' di cavolate, e in questo caso mi serve per forza un iPhone che si è aggiornato. Sì, mi vedete che guardo da quella parte per il semplice fatto che il mio iPhone è proprio lì, c'è il logo Apple che si sta mostrando in tutto il suo splendore con la barretta dell'aggiornamento. E niente, iOS 10 di nuovo sul 5, non male a parte la batteria, iOS 9 di nuovo sul 4S, si vedrà. Ho già avuto esperienza per qualche mese con iOS 9 e sinceramente no, non è un granché, non è un granché. Ma ci si può stare, dai, se non va usato per grandi cose, secondo me ci si può anche stare. Quindi, grosso modo, questo era un video veloce per aggiornarvi un po' sulla situazione. Questo è uno degli ultimi giorni che utilizzerò l'iPhone 5, appunto, in questo caso il mio iPhone più utilizzato. È stato come lo è tuttora per adesso, da fine maggio 2018, quindi vedremo un po'. Il prossimo telefono non ve lo annuncio, giustamente, voglio che sia appunto una sorpresa, un po' come tutti gli altri che ho avuto. Bene, con questo il video si conclude, io vi ringrazio per la visione, ci sentiamo presto con un altro video. Ciao a tutti!